Salve a tutti ragazzi, bentornati nella rubrica di Babbo, che sono io. Oggi facciamo Let's Try con Teeny Friends. Ragazzi, che spettacolo, non vedo l'ora. Innanzitutto ringrazio lo sviluppatore per avermi dato la possibilità di provare questo gioco e in questo modo posso portarlo alla mia community. Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al mio canale per non perdere tutte le novità. Buona visione di questo fantastico video, vai! Allora, eccoci qua ragazzi. Io ho già fatto qualche pezzo del primo capitolo, però vi faccio vedere all'incirca come funziona. Allora, semplicemente noi dobbiamo mettere i binari in modo tale che i treni appunto partino dal garage, diciamo, e arrivino alla stazione finale. Come si fa? Semplicemente in questo modo. Ecco qua. E poi possiamo aumentare la velocità dei nostri treni o diminuirla e mettere play. Ecco qua, schema completato. Allora andiamo avanti, faccio vedere qualche altro piccolo schema. Vediamo un po', così, e vai. Semplicemente in questo modo. Questa pure, tutte quante sono state risolte, queste qua. Queste sono le varie curve. È tutto un piccolo tutorial che si fa all'inizio. Ma ora andiamo a vedere qualcosa di più complicato. Per esempio andiamo a vedere la 18. La 18, eccola qua. Dobbiamo per esempio far arrivare i nostri treni in due stazioni differenti. Allora facciamo prima di tutto un binario iniziale e poi arrivati a questo punto splitteremo il binario. Voilà. Però che succede? Che praticamente bisogna vedere l'ordine di partenza, ok? Blu e rosso, quindi non ce ne frega niente. Qui dobbiamo levare questo e fare un collegamento. Vediamo così. In questo modo. Non ci fa la curvina, vediamo un po'. Eccola qua, perfetto. E partono i nostri treni. Ok, in questo caso non conta chi arriva primo o arriva ultimo, ma in questo caso ho sbagliato, ragazzi, vedete? Quindi rifacciamo tutto quanto, resettiamo, cambiamo il binario, mettiamo ovviamente un sdoppiamento qua e ecco qua che i nostri treni sono arrivati. Andiamo avanti, cambiamo le difficoltà. Allora dobbiamo far arrivare i treni, vedete? Quindi treno rosso, stazione rossa e blu, stazione blu. Qui facciamo una piccola curva in questo modo e il gioco è fatto. Benissimo, allora andiamo negli ultimi schemi che stavo facendo. Questo l'ho già risolto, come vedete praticamente ho fatto in modo tale che i treni non vadano uno addosso all'altro e qui c'è un ordine di arrivo specifico, quindi prima deve arrivare il treno blu e poi il rosso. Andiamo avanti. Oh, allora eccoci qua, qui siamo già sulla difficoltà avanzata. Allora, qua partiranno, devono arrivare due treni rossi, ok, qua due treni blu. Allora, vediamo un attimo, questo rosso che giro può fare? Allora, fondamentalmente, questo blu, se lo andiamo qua, sicuramente si va a collimare col rosso. Proviamo, facciamo delle prove. Vediamo un attimo. Mettendo un piccolo incrocio, vediamo. No, ok. Passano regolari. Quindi scendiamo giù, mandiamo il blu fino a qua giù e poi lo uniamo. E qua ci mettiamo il blu, quest'altro. Che però non deve fare questo lavoro qua, ma questo qui. Benissimo. Allora, fatto ciò, abbiamo un ostacolo qui, quindi non possiamo fare questa cosa qua, dobbiamo eliminarla, ma il rosso deve scendere subito qua, ma pure qua è un problema. Ok, quindi questo schema così non va bene perché il rosso non riesce a scendere qua. Però se noi lo mandiamo avanti in questo modo, ok, potremo fare una
curva. Ecco qua, un agganciamento qui, in modo tale che il rosso arriva facilmente qua. E questo così. Ok, facciamo un test. Perfetto. Uno è arrivato rosso, uno blu, un altro rosso, un altro blu, ragazzi. Perfetto. Grande. 27, ho preso un argento. Un argento significa che ho usato troppa strada. Vabbè, però ci può stare, ci può stare. Allora, abbiamo fatto il capitolo 1 e andiamo a fare il capitolo 2. Lo possiamo sbloccare dopo aver fatto abbastanza risultati positivi con l'altro. Oh, qui abbiamo uno scambio, un pulsante. Posso iniziare in posizione alta o bassa. Quando il treno passa un pulsante, cambia la posizione della barriera. Fighissimo. Ok. Allora, facciamo un test. Vediamo un attimo. Facciamo partire il trenino. Ok. Quindi praticamente quando arriva qua sopra lui fa alzare la sbarra. Ok, qui comincia a essere già un po' più complicato. 1 e 2. Allora facciamo così e facciamo così. Ok, questo è ancora per farci capire come funziona. Avanti. Ecco, qua qui abbiamo invece già due scambi, già potrebbe essere difficoltoso, ma in realtà no, perché facciamo un così, quindi il blu arriverà alla sbarra, si fermerà e aspetterà il rosso che preme il pulsante. Dopodiché arriverà anche il rosso. Ops, ha fatto un mega incidente. Ah, si è bloccato, vediamo se gli dà una spintarella. Ah, ma comunque ho sbagliato perché è il rosso che deve arrivare per primo. Ok, quindi annulliamo tutto. Il rosso deve arrivare per primo. Complicato questo, perché dobbiamo farlo comunque in concomitanza, perché se va a sbattere si ferma. Allora il blu deve andare ad attivare il pulsante, c'è poco da fare. Nel mentre in cui il blu attiva il pulsante, il rosso deve passare. Facciamo una prova, vediamo se c'è la sincronia perfetta. Ok, benissimo. A questo punto torniamo indietro. No, sto facendo un macello. Così, così, e questo si dovrà andare a unire qui. Non mi piace l'incrocio. No, così, perfetto. Ok, vai, vai pulsante, perfetto. Ed ora arriva in stazione pure il blu. Benissimo. Ok, questa è già un pochetto più complicata, eh. Ok, qui abbiamo il blu parte da qua, il rosso da qua. Beh, questa mi sembra abbastanza semplice, no? A meno che deve arrivare prima il blu, di fatti. Vabbè, non ci preoccupiamo minimamente. Allora, vediamo quante caselle ha da fare il blu. A questo punto il rosso dovrà fare un giretto un po' più lungo. Così. E vai. Ah, e invece deve farlo ancora più lungo, ragazzi. Allora, vediamo, allunghiamo un'altra casella. Forse così può bastare. No, non è andato a buon fine. Ok, questo comincia a essere un po' più complicato. Devo fare qualche incrocio aggiuntivo, tipo così, così. Ah, un bel po' più di strada, via. Ecco qua. Vediamo un po'.
forse non basterà neanche così. No, gli serve più strada. Allora, scendo giù. Così. Vediamo un po'. C'ha parecchia strada la Val Blu. Purtroppo. Vediamo un po' se. Porca miseria. Niente. Per poco. Quindi devi fare un altro giro assurdo a sto punto. Vediamo, eh. Allora, se questo sta qua, devi fare un po' una sorta di snake. Allora, così. Ok, e poi qua metteremo uno scambio. Ecco qua. Vediamo. Così è il giro dell'oca, vi faccio fare. Ok, dai, stavolta ci siamo. Benissimo. Sono curioso di vedere quanto ho preso come punteggio. Vediamo un po'. Argento. Si vede che c'era una modalità ancora più complicata, meno complicata per farlo. Ok, facciamo un altro schema. Allora, qui partono due rossi. E abbiamo uno scambio. Quindi andiamo per forza qua. Però qui è complicato perché il primo treno che parte non deve toccare questo. Quindi deve fare questo lavoro qua. Qui ci metto uno scambio. Vediamo un po'. Una cosa così. Esatto. E poi lo uniamo. Però lo scambio lo attivo subito. Vediamo se le distanze sono quelle. Ok. Perfetto, ragazzi. Come vedete è facile come gioco. Però è molto... è molto semplice come... come è fatto, no? Però vi aguzza un po' l'ingegno, guarda. Allora, facciamo un altro test qui. Allora, qui parte il rosso. Questo è un po' più complicato, eh. Allora, il rosso parte e attiva la sbarra 1, che sarebbe questa. Ok, in teoria sembra abbastanza semplice così come è messa, però ho paura che non fanno in tempo come distanze. No, perfetto, il blu riesce tranquillamente a aprire, è andata. Ok, addirittura oro, ragazzi. Dai, facciamoci quest'altro viaggio. Livello 7, capitolo 2. Qui partono due rossi, no? Sì. Allora. Questo... vediamo un po' se facciamo una cosa così. Vediamo di capire. No. Così. Allora, questo deve scendere giù e deve unirsi qui e attivare uno scambio qui. Proviamo. Ah, magari questo uniamolo, ragazzi. Ok. Ok, penso che ci siamo, eh. È andata. Perfetto, viaggio risolto. Spettacolare, molto rilassante. Eccoci qua, ragazzi, il video è terminato. Teeny Tiny Trains. E, che dire, un gioco estremamente rilassante, una bella intuizione, pare un
un gioco del genere, ricorda molto qualche versione mobile, comunque dove possiamo fare dei piccoli schemi, poi dobbiamo comunque o acquistare il gioco o aspettare del tempo. Qua fondamentalmente è una cosa simile, potete farlo con il PC tranquillamente, ha una grafica abbastanza accattivante, molto semplice, però vi dico che è un ottimo passatempo. Ringrazio, diciamo, lo sviluppatore per l'onore che mi ha dato concedendomi la chiave in uso gratuito per portare questo gioco a voi. E ragazzi, vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo gioco. Ciao!